messo sulle possibilità dell'Expo da già negli anni 80. È una scommessa ancora questa, quella per me. Ma sicuramente è una scommessa che è ancora aperta e rimarrà sempre aperta, perché i confini del lavoro ormai si sono allargati a tutto il mondo, si sono allargati. Non si può più rimanere all'interno della Lombardia o dell'Italia o dell'Europa, perché oggi come oggi è più facile prendere l'aereo e arrivare in Cina in 12 ore che andare a Bari in autostrada con la macchina. Quindi questa apertura, che deve essere assolutamente, per chi ne ha le possibilità naturalmente, deve essere assolutamente mondiale, credo che sia la scommessa che tutti, bene o male, gli imprenditori che hanno, imprenditori italiani che hanno una capacità, un'inventiva incredibile, dovrebbero almeno tentare, se non l'hanno già fatto. A proposito di quello che stavo dicendo prima, allargare l'orizzonte significa a un certo punto partire, come fortunatamente anch'io sono partito, no? Visitando fiere, partecipando con i propri prodotti delle fiere, e allora sì che si ha la possibilità di avere delle altre conoscenze che non sono solo quelle del territorio, ma sono sicuramente anche a livello nazionale e internazionale, insomma. Questo è molto molto importante. Allargare la mente e allargare il campo di visione visivo, il campo visivo più possibile. Ed è una cosa importante soprattutto per i giovani imprenditori. Ecco, quello che posso consigliare ai giovani imprenditori, chi ha, e credo che ce ne siano tantissimi in giro in grado di poter fare qualcosa di nuovo, di innovativo, quello che posso consigliare loro è proprio questo: apritevi al mondo visitando, apritevi al mondo conoscendo, oggi ci sono anche dei mezzi di comunicazione quali possono essere internet, però sicuramente vi limiterebbero un attimino. Uscite da internet per andare a vedere fisicamente quello che sono i prodotti, le fiere, perché è lì che si hanno poi le conoscenze per ulteriori sviluppi. Un imprenditore da solo può lavorare bene, insieme può lavorare meglio. Questo sicuramente è un motto che devono perseguire tutti, giovani e meno giovani. Rimanere nel proprio guscio senza avere un campo visivo e senza avere il confronto con altra gente, con altri imprenditori, con altre persone, con altri personaggi di qualsiasi tipo, sicuramente si ha la possibilità di poter migliorare le proprie conoscenze. E soprattutto quello che io vorrei suggerire è che il concentrarsi per scambiarci delle idee, poi il tutto deve essere supportato anche da qualcuno che queste idee le vada a proporre in sedi appropriate per migliorare le nostre condizioni attuali. Assolutamente è importantissimo l'aggregazione con un punto di riferimento.